In questo appuntamento con i nostri consigli di lettura parliamo di sposi, parliamo di famiglia, lo facciamo con due amici di Padre Pio TV che abbiamo avuto modo di conoscere qualche tempo fa presentando il loro libro e oggi ritornano per condurci su altri piccoli sentieri per la coppia. Loro sono Cristina Righi e Giorgio Epicoco che saluto e ringrazio di cuore per essere con noi quest'oggi. Ciao, un abbraccio a entrambi. Ecco, grazie a voi. Il libro Tau Editrice si intitola Lui con noi, piccoli sentieri per la coppia. Come coppia, Cristina e Giorgio, da anni vi occupate di condurre coppie di fidanzati al matrimonio, tenete diversi momenti di preghiera per le coppie, quindi tutto quello che occorre per la cura della relazione sponsale. Tutto questo nella diocesi di Perugia, oserei anche dire a pochi chilometri da Assisi, dove c'è il nostro caro San Francesco. E, come ho detto prima, lo dicevamo a microfoni spenti, avete utilizzato dei campioni, ecco, dei mezzi importanti, dei testimoni importanti, perché la prefazione è scritta da una coppia della televisione che porta la sua testimonianza, e sono Beatrice Bocci e Alessandro Greco, e poi la postfazione di frate Alessandro, la voce di Assisi. Detto questo, qual è il filo conduttore di questi piccoli sentieri per la coppia? Allora, intanto ecco, questo libro nasce un po' come prosecuzione del primo, no? Il Noi, storia di una chiesa domestica, proprio perché grazie a questo servizio che noi viviamo, questo accompagnamento alle coppie, e quando le persone vengono così anche per chiedere una piccola luce e qualcosa che oltretutto parte già dalla nostra storia risorta, quindi noi affianchiamo, e ha fatto sì che nascessero proprio questi sentieri, queste strade, perché questo piccolo volume è un insieme proprio di è tutto incentrato di parola di Dio, ecco, diciamo questo, o di fatti concreti che puoi incontrare nella vita, che però poi si riversano in quello che è il quotidiano, la vita di ciascuno. E quindi noi abbiamo pensato che, riflettendo su o sulla parola o su un evento qualsiasi e riportandolo alla vita, questo avrebbe permesso a molti di ritrovarci, sì. Tanto è vero che questi sentieri possono essere letti anche, non necessariamente in fila, ma anche così come sollecitazione, magari uno all'inizio, un altro alla fine, quindi in qualunque momento si può attingere a questo libro. Poi diciamo la verità, il libro prende origine da una serie di articoli e di riflessioni che aveva scritto Cristina, che aveva pubblicato su vari blog, e appunto io avevo detto a Cristina: ma perché non facciamo una raccolta di questi articoli, magari ce ne mettiamo degli altri nei quali possiamo mettere quelle che sono state le tue riflessioni e quelle che possono essere le mie considerazioni sulle tue riflessioni. Vedi come siamo vedi come siete in sintonia, ci integriamo bene, siamo ben amalgamati. E quindi è venuto fuori questo libro che, appunto, come diceva Cristina, consente soprattutto non una lettura di seguito, ma anche una lettura a caso, se vogliamo, che qualche volta può essere utile proprio per dirimere quelle che sono le problematiche del momento. E infatti io farò così, prenderò come spunto alcuni interrogativi che poi sono anche i titoli dei vari capitoli di questo libro. Uno in particolare, infatti l'ho segnato, ho attaccato anche un piccolo post-it: e se fosse una ciabatta a salvarci? Meravigliosa, questa storia è bellissima. sì, questo è... diciamo una riflessione che era nata proprio dalla storia di questo sacerdote, no? Che sentiva passare la madre ogni volta, insomma, che lui aveva bisogno di essere curato, e quindi lui sentiva questa ciabatta.
ciabatta, no? Il rumore di questa ciabatta. E tant'è vero che a un certo punto della sua vita lui ha appeso questa ciabatta in un quadro, e questo perché lui aveva sempre memoria di questo rumore che era il prendersi cura. E così abbiamo pensato di riferirlo proprio anche alla vita di coppia, alla relazione, no? Questo prendersi cura, che a volte può anche essere fastidioso, no? Questo modo, perché magari quella ciabatta poteva anche essere un rumore fastidioso, ma nell'accoglierci l'uno con l'altro invece abbiamo bisogno anche di questi piccoli gesti. E così, ecco, è nata questa riflessione che poi chi leggerà il libro vedrà come va a finire questa ciabatta che potrebbe davvero salvarci. Ma poi la ciabatta che ci può salvare, che ci potrebbe salvare, potrebbe essere anche quella che ti ha attirato qualcuno o che magari non ti ha attirato qualcuno, e si potrebbe mettere in corniciare anche appunto questa ciabatta che ha dato il rumore contro la tua fronte, che in quel momento era esattamente quello che ti serviva probabilmente. Prima quello che diceva Giorgio, siamo ben amalgamati, siete ben assortiti, marito e moglie. Come vi raccontavo prima che cominciassimo questa intervista, ieri casualmente, ma credo davvero che sia una coincidenza, mi è capitato di fare una chiacchierata al telefono con un'amica che abita a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, e mi ha raccontato: guarda, quest'anno saranno 50 anni di matrimonio con mio marito. E quindi ha detto, mi chiedono quale sia il segreto della nostra coppia. Dico: noi non siamo in due, io e mio marito, ma siamo in tre, perché se fossimo rimasti in due questo matrimonio non avrebbe retto. Il terzo componente è il Signore, è Lui. E ho detto: guarda, prenderò questa tua confessione come spunto per parlarne domani con Cristina e Giorgio. È proprio così, cioè, se alla base non c'è Lui, non c'è Cristo, non c'è il Signore, un matrimonio non può andare avanti, ecco, può fallire più facilmente. Infatti è per questo che il titolo del libro è Lui con noi. Dopo il noi, che noi diciamo è il primo figlio, no? Che deve essere generato nella coppia, non potevamo che mettere questo Lui con noi, perché senza di Lui non potremmo far nulla. A me viene sempre in mente, come esempio di questo, la parola della vite e dei tralci. Perché, ed è lì che nasce, no? Il senza di me non potete far nulla, perché i tralci che sono attaccati alla vite hanno un bisogno così estremo di questo nutrimento che nel momento in cui questi tralci si staccassero, per un po' di tempo questo nutrimento ce l'avrebbero. È un po' come la macchina, no? Finché c'è la benzina cammina. Ma a un certo punto questo nutrimento andrebbe a finire, e allora, ecco, di che cosa potrebbero vivere quei tralci? Si seccherebbero. E questa presenza forte di Cristo che unisce, rende una sola carne gli sposi nel sacramento del matrimonio, è la chiave di volta. Tanto è vero che questo sta proprio all'inizio, no, della Genesi: due diventeranno una sola carne, e Dio lo sapeva molto bene, no? Che cosa voleva dire. Ecco perché si può arrivare a 50 anni di matrimonio, e noi speriamo di poterlo fare, siamo a 31, perché davvero ogni giorno, e questo lo diciamo sempre, bisogna decidere di amare, decidere di amarsi anche quando le cose non sempre vanno. Come potrebbero rimanere insieme due persone tanto diverse, come anche questa coppia, se non ci fosse un altro che ti permette di andare oltre le tue forze, oltre quello che sono i propri desideri di essere felici, proprio perché noi sappiamo che dobbiamo rendere felice l'altro. E quindi nel momento in cui io sono animato da chi mi dice sì, puoi rendere felice l'altro se sei con me, e allora questo matrimonio ce la può fare. Il Signore, tutto sommato, è il collante che ci rende, che ci cementa, che ci tiene uniti e che ci fa uno. Ecco,
il mistero e il dogma dell'uno e trino, se vogliamo. Noi siamo tre con il Signore, ma diventiamo uno con il Signore perché diventiamo veramente una sola carne. Questo è il punto. Ci sono tanti matrimoni anche che non sono realizzati con la presenza del Signore, che possono andare avanti, però senza il collante sono tutte situazioni che si tengono, diciamo, in maniera in equilibrio instabile, usiamo questo termine, e che possono andare avanti anche per 60 anni, però diventa tutto più faticoso, il Signore ti rende le cose tutte in discesa, è come andare per il deserto con una Cadillac nella quale hai un bar al quale attingere acqua continuamente. Con l'aria condizionata anche, no? Bravo! Esatto! Io credo che questo libro appunto sia consigliato alle coppie, ma anche a chi accompagna le coppie in un cammino prematrimoniale o in un cammino appunto dedicato alle coppie sposate, quindi credo che siano davvero degli spunti di riflessione molto molto interessanti. Ecco, ricordo il titolo, vediamo anche la copertina del libro, Tau, editrice, Lui con noi, piccoli sentieri per la coppia, Cristina Righi, Giorgio e Picoco. Quindi riconoscerete anche da questa bella immagine la copertina dell'ultimo lavoro di questa straordinaria coppia, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie davvero di cuore e perché no, al prossimo libro. Assolutamente sì. Certo che sì. Immagino sia già pronto. In conclusione, come fare per contattarvi? Se avete un sito internet, una pagina Facebook? Sì, abbiamo un sito che è www.amarluipg.it e anzi è www.amarluipg.it. Benissimo. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook dove sono i nostri riferimenti e quindi anche attraverso quello ci possono contattare. Benissimo, grazie, grazie ancora e un abbraccio a entrambi. Ciao Cristina, ciao grazie. Giorgio. Grazie, ciao.